Direi che sa di nuovo. Strano odore di nuovo. Bellissimo, complimenti per il lavoro. Bravo, veramente bello. Questa è il primo acquisto che ho. Ehi, va lì. Sì, no, fai, si lo stavo apprezzando. Stai intendendo? Dai, lavorarli, no? Grazie a chi ha lavorato e so, quello che hanno fatto. Ciao! Ciao Anto! Andrea! Oh, Antonio, ciao! Sto venendo più rilassato? Ancora no, ancora. Ciao, ciao. L'architetto in tante cose. Presidente Nando Marino, il nuovo store con una nuova veste, riparte la nuova stagione con il roster in allestimento, dove appunto Frank Vilucci e Simone Gioffre stanno facendo un ottimo lavoro. Sì, sicuramente, tanto riparte con questo bello store che abbiamo finalmente riaperto dopo questi lavori di riammodernamento. La stagione ancora, effettivamente la vera stagione deve ripartire, però ripartirà i primi di agosto con il ritiro e poi ci sarà il primo appuntamento importante che è questa Supercoppa con questo nuovo format che è stato creato da Lega Basket anche per festeggiare i 50 anni della Lega. La cosa più importante adesso è avere pazienza sulla chiusura del roster. Ritengo che si sia fatto un ottimo lavoro, come ha detto giustamente lei. Mancano ancora il 2 titolare e il 5 titolare, però abbiamo voluto dare priorità scegliendo i giocatori migliori che potessero sposare il progetto tecnico di Frank Vitucci dalla panchina, perché abbiamo notato che facendo le coppe, avendo tanti impegni che vogliamo onorare al meglio per tutta la stagione, avere 5 giocatori effettivi, veri, che possono entrare in qualsiasi momento e non far rimpiangere chi gioca più minuti sia la cosa più importante. Quindi siamo voluti partire dalla panchina, credo che abbiamo allestito un bel roster, abbiamo riconfermato l'anima italiana dello scorso anno, Zanelli e Gasparri, e adesso aspettiamo di chiudere con il 2-5 titolare e credo che a breve avremo delle buone novità. Siamo con il direttore appunto del commerciale Andrea Fagnigliulo dell'EFSI di Casa Brindisi per la nuova veste appunto dello store dell'EFSI Casa. E siamo in compagnia appunto di coloro che lo hanno realizzato materialmente. Assolutamente sì, abbiamo la nostra azienda e top sponsor Francesco Lavermicocca Arredamenti, che ormai da 4 anni è al nostro fianco, e poi un nuovo sponsor, ma è un amico della società, Gianfranco Bagnato, lo conoscete tutti, con la sua impresa edile che ci ha dato veramente una mano fondamentale. Che è nata come un'idea un anno fa e poi è diventata una splendida realtà, la potete vedere tutti, veramente grazie al lavoro che hanno svolto queste due aziende,
forti sia sul territorio brindisino, barese, ma non solo, in tutta la Puglia, grazie ai loro collaboratori. E nel periodo più caldo dell'anno però crediamo di aver fatto un ottimo lavoro e di aver dato ai nostri tifosi un luogo più adatto, più consono, più moderno, dove venire a comprare i ticket, i biglietti o semplicemente del merchandising. E in passato c'era già stata appunto una collaborazione con... Sì, noi abbiamo iniziato questa collaborazione con la famiglia Marino e in particolare con la Casa Brindisi già nel lontano 2018, allestendo... 17. Primo anno e poi abbiamo continuato. Sì, 17. Nel 2018 abbiamo allestito gli spogliatoi dei ragazzi, nel 2019 abbiamo fatto le panchine del palazzetto, nel 2020... Quindi ogni anno qualcosa di nuovo tiriamo fuori. Lo store come abbiamo detto, l'anno prossimo sentivo la società che ci sono bei progetti, quindi il nuovo palazzetto e una serie di attività connesse alla base. Per cui speriamo di tirar fuori qualche altro gioiello e rafforzare ancora di più questo legame che ormai da anni ci lega come partnership con la famiglia Marino. Vicini da tanto tempo alla società, ma poi è stato anche vicepresidente della società per un po' di anni. Esattamente. Ha vinto anche un campionato di A2. Ricordiamo bene. Cosa? Ricordiamo bene. Eh sì, e per cui siamo sempre vicini e continueremo a essere vicini. Speriamo anche nel futuro.